You come here, ass. Meno male che ci sono io qui a ricordarvi le cose, perché sennò qua non capite niente, poi è un casino e poi hai voglia vedere le punte. Vabbè. Mario, ormai certo della falsità della lettera di Buonanima, incalza l'amico Michelangelo, che ammette tra le lacrime il suo coinvolgimento nell'inganno. L'Anchorman dell'MTG si precipita quindi da Lord Micidial con l'intenzione di querelarlo, ma i suoi tentativi risultano vani. Tutte le forze dell'ordine sono sotto controllo del micidiale direttore. Che cazzo è? E i pompieri? Quelli mi mancano. Michelangelo viene quindi licenziato da Lord Micidial per aver spifferato tutto a Mario. Intanto Ginetto, grazie all'aiuto di una misteriosa bimba, porta a termine il compito affidatogli da Mario 6 puntate prima, quello di selezionare la notizia per lui più importante su un quotidiano, dimostrando così di aver magicamente imparato a leggere. Miracolo! Pazzesco, vero? Neanche io ci potevo credere quando me l'hanno fatto vedere. Eppure lui proprio la sapeva lei. Ma ora assistiamo interessati con i fratelli Peluria a una nuova puntata di Mario. No. Scusami, ma questa non è una notizia, però, cioè, però l'hai letta, scusa un attimo, eh. Un attimo. Non so, provami a leggere, che ne so, prova a leggere qua. Lamentele dei cittadini, polizia e carabinieri non rispondono al telefono. Ma tu sai leggere sul serio? Ma questo è un miracolo! Ma santo Dio! No, lui ci ha provato, ma niente. E com'è possibile, scusa? Di punto in bianco, dritto per dritto, ti metti a leggere, ma che è? Non mi ricordo, è successa una cosa. Vabbè, dai, non voglio neanche sapere, l'importante è che tu sappia leggere. Bravo, bravo Ginetto, bravo. Adesso, vabbè, io ci vediamo domani, mi vado a ubriacare. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E io mi vado a comprare un libro. Sì, comprati uno bello però. Ciao. Vai. Non ho mai visto una testa così, Marius. Mai. Ma quindi Jenny è ancora fuori combattimento? Sì, sta malissimo. Che ha? Oggi ad esempio alterna attacchi di consegna a domicilio a silenzi imbarazzanti. Avete ordinato delle pizze? Ma veramente no. Ma questa sta davvero male. È incredibile, hai visto Marius? Madonna. Mario, tra un po' di tempo sei in onda. Quanto? Un po' di tempo quanto? Un tot di tempo. Fai tu, un tot. Ma questo chi è? È Donatello, il nuovo assistente di studio. Ha sostituito Michelangelo, che è stato licenziato ieri. Non te l'hanno detto, Marius? Questo programma è offerto da... Bravi, bravi, bravissimi, bravi. Che oltraggi, che scannamento. E che sacrificio di vergini. Ah, questa è senza dubbio la messa più nera a cui abbia mai assistito. E sa cosa le dico? Dica, dica. Che un plauso va fatto anche a Dio, che non mi pento di definire assente. Colonnello, a cosa debba questa faccia tubefatta? Mi hanno da poco assalito un gruppo di violenti bifolchi. Ma colonnello, si fa ancora attaccare senza prendere le dovute precauzioni? Io al contrario uso... Baresi! Osteria! Dalle migliori aree di rigore arriva Baresi, uno tra i più grandi difensori della storia, che dissuaderà ogni tipo di attacco alla tua persona o proprietà. Baresi è forte, alto, stoico e mette ogni tuo nemico in fuorigioco. Compra Baresi! Baresi! E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Oh, ma dove cazzo è Mario? Donatello, siamo in onda. Dov'è Mario? Non l'hai avvisato? Sì, l'ho avvisato. Arriverà. Ma che cazzo dici, Donatello? Siamo in diretta nazionale.
Donatello, però non mi puoi dire tra un po' sei in onda, eh? Cioè, devi fare un counting. Dai, non mi fare adirare. Oggi è il tuo primo giorno. Poi c'ho ho pure dei rigurgiti gastrointestinali. Senti, sono un po'... Ragazzi, quanto manca? Mario, sei in onda da 40 secondi, Mario. Te lo volevo dire pure io, ma non mi hai fatto parlare. Scusate, il bello della diretta. Vabbè, buongiorno dal amici del TG. Iniziamo con la riforma della giustizia. Tutti i particolari nel servizio di Oleandro Spadola. Ed ecco i principali cambiamenti messi in atto dalla nuova riforma della giustizia che sarà in vigore da oggi. Legalizzati gli scippi in motorino, a patto che si usi il casco e non si superi i limiti di velocità. Depenalizzata la prostituzione per i politici e i VIP. Lo spaccio di droga sarà permesso solo se i clienti sono minorenni. Punite le bestemmie con multe fino a 5.000 euro e la reclusione fino a un anno in caso di bestemmione. Depenalizzata la frode fiscale fino a 12 milioni di euro, a patto che si chieda scusa allo Stato in forma scritta anche via SMS. E infine l'omicidio sarà legale fino a un numero di 3 vittime all'anno. Queste le parole del ministro Coglioni. Con questa riforma pensiamo di abbassare il tasso di criminalità del 65%. È un grande passo verso la libertà di delinquere. Oddio! Ma che succede? No, non vi preoccupate, era il secondo quest'anno. Era il secondo. Era il secondo. E ora parliamo di sport. Oggi, come ogni anno, si svolge l'attesissima finale del campionato mondiale di sonno. E noi di MTG siamo presenti con le nostre telecamere. Ci colleghiamo subito con gli inviati Ambo Velocetti e Anton Giangiulio Lentognoni. Mi sentite? Sì, Mario, ti sento benissimo. Siamo qui allo stadio Santo Iddio di Milano, dove mancano pochi minuti all'inizio dell'eccitante sfida. I concorrenti sono già in fase di riscaldamento. Se sei d'accordo, Anton Giangiulio, parti lei con le presentazioni. Sono d'accordo. E allora, Pierre Favour, anglo-babilonese di origini francesi, affetto da sonnambulismo, autista di autobus notturni che grazie al sonnambulismo può permettersi di lavorare dormendo, ha la fobia dei tedeschi d'altri tempi ed è convinto che a breve torneranno per conquistare di nuovo il mondo. Pedro Stanquez, maestro dell'assopimento, in Messico è considerato una divinità, detiene il record di siesta non stop con un tempo di 2 mesi, 13 giorni, 1 ora e 7 minuti, suona le maracas nel gruppo di mariachi con cui si esibisce in tutto il mondo. E infine l'atleta di casa Gianni Pisolone, campione in carica, vincitore di ben 4 cuscini d'oro da ben 4 anni. Affetto da narcolessia, l'orgoglio nostrano, si allena non meno di 24 ore al giorno e a volte anche 25. Dormi, dormi, dormi! E sarà proprio difficile da battere in questa giornata soleggiata, in questo stadio gremito da centinaia di tifosi venuti qui a celebrare la festa dello sport pacificamente. Cosa ne pensi, Antonio Giulio? Molto bello! Vuoi aggiungere qualcosa? No, non voglio aggiungere. Bene, allora in attesa che la sfida cominci io ti ridò la linea a voi studio, Mario. Forza, ragazzi. Un licenziamento non è la fine del mondo, dai. Ci sono molte possibilità per uno che fa il mio lavoro. Anzi, forse, con molta probabilità, vado a Greenwich. La culla della cronometria, ragazzi. Dai, Beh, cos'è questo silenzio? Cosa c'è? Volete dire qualcosa? Volete fare la pipì? Volete fare la pipì? Mi fermo qui, dai. Eccoci qua, state lì che vi vengo ad aprire, eh? Buoni. Che bastardo! No! E dopo l'ennesimo crollo di stamane, lo Stato ha finalmente deciso di ristrutturare Pompei. Al posto dei ruderi degradati sorgerà un complesso di villette a schiera moderne e confortevoli. Il servizio di Danny Gravido. Donatello,
Ma non mi puoi mandare in onda mentre faccio i rigurgiti? Ma stiamo scherzando? Ma chi ti ha chiamato? Ho vinto il concorso di detersivi micidial. Ho avuto anche una fornitura di prodotti in omaggio. Madonna mia, ma non ho parole, non ho parole. Questo qui... Mario, ma non ti arrabbiare, che io sto leggendo il mio primo libro. Primo libro? Sì. Ah, vabbè, almeno una buona notizia. Cos'è? Questa è la versione cartacea del mio audiolibro preferito, Il richiamo della forestale. Ah, cos'è? Narrativa per bimbetti, cos'è? Uè, giovane, si può accendere fuochi nel bosco, giovane, ti faccio la multa, non si accende il fuoco nel bosco. Eh no, ma hai svelato il finale. Ma che finale, dai. Vabbè, non ti preoccupare, Mario, tanto l'ho già sentito tante volte. Mario, allora siamo in onda, tra uno, due, tre... All'indietro devi contare, Donatello, all'indietro! Ma io non so contare all'indietro, così mi metto in difficoltà. Solo in avanti so contare. 7, 8, 9... Ma come? Ma chi è? Un analfabeta questo? Io so contare all'indietro. -1, -2, -3... Siamo in onda? Da 10 secondi, Mario. Via. Il bello della diretta, scusate di nuovo. Vabbè. E continuiamo. Papà, ma perché hai licenziato Michelangelo? Ha spifferato delle informazioni riservate su Buonanima, il vecchio direttore. Ma com'era questo Buonanima? Era un coglione, un coglione! E adesso dov'è? Non sono affari che ti riguardano, figlia! E ora torniamo subito a collegarci con Ambo Velocetti e Anton Giangiulio Lentognoni per la partenza della gara di sonno. A voi la linea. Sì, Mario, la sfida sta per cominciare. Come vedete, i concorrenti sono tutti posizionati ai bordi dei letti. Entra ora il giudice. Sì, sta entrando ora. 3, 2, 1, tutti dormire! E sono partiti, è un inizio travolgente. I contendenti subito si apprestano ad addormentarsi. Vediamo l'anglo babilonese con alcune difficoltà, mentre se la cavano la grande Pedro Stanchez e Pisolone. Da elogiare il grande gesto tecnico del campione in carica che ha subito sfoggiato la sua immensa esperienza. Sarà una gara entusiasmante, noi non ne perderemo un attimo, vero Antonio Giulio? Sì, giusto! Ma attenzione, per favore, ha avuto un attacco di sonnambulismo. Ricordiamo che se esce dal campo potrebbe essere eliminato. E invece no, sembra sia salvo per un pelo. Ma attenzione, attenzione, Pier Favour si è svegliato, abbiamo il primo eliminato. Sono arrivati i tedeschi! Pier Favour squalificato! Ah, questa non ci voleva. No, non ci voleva, adesso abbiamo solo due contendenti. Ed ecco che i sostenitori messicani partono con i cori di supporto per il loro beniamino. Ma attenzione, Pedro si sveglia e si unisce al coro. È una cosa incredibile! Pedro Stanchez eliminato! Ebbene sì, amici telespettatori, pare che il vincitore sia di nuovo Pisolone! Pisolone! Pisolone vince automaticamente! Che tra l'altro si aggiunge il titolo per la quinta volta consecutiva. Cosa ne pensi, Antonio Giulio? Bello! E da qui è tutto, a voi studio! E ora un tuffo nel passato con la rubrica di Nevio Nipoti, Come non eravamo. Come non eravamo. Un tuffo nel passato con la voce di Nevio Nipoti. Arnese, provincia di Molluschio. Eccoci di nuovo qui per scoprire gli usi e costumi di questa Italietta che guarda al futuro. Oggi è un triste giorno ad Arnese, poiché è venuto a mancare un cittadino simbolo del paese, l'hacker di quartiere Alfredo Bandalarga. Alfredo. Ecco la consorte Mirandola che prova un forte rammarico. Consorte, che cosa prova? Del forte rammarico. Gliel'avevo detto di non andare a pesca. A stroncare il povero Alfredo un brutto granchio ai testicoli. Il suo amico del cuore Francio lo ricorda così. Alfredo era una persona alta, coi capelli castani e i baffi, e non aveva gli occhiali.
Ma come la tradizione di Arnese vuole, animati da un fervido ottimismo, i familiari e gli amici tutti si producono nel coraggioso tentativo della sveglia funebre. Essi dicono delle frasi che possono provocare nel defunto un senso d'urgenza tale da riportarlo in vita. Svegliati, Alfredo, se non perdi la corriera per Montralone! Dai, Alfredo, svegliati! T'ho preparato le frittelle coi nidi di rondine, dai, che a te piacciono tanto, Alfredo! Guarda che l'hacker Mariano ha violato il server della NASA! E come sempre, a riportare in vita il defunto un moto d'orgoglio. Quel farabutto mi ha rubato le password! Un gallo si pente dei torti commessi in passato. Intanto, per le strade di Arnese, alcuni giovinetti giocano all'amore. Giovinetto, come mai vi leccate come mucche? Lo facciamo così, per gioco. A non condividere questa pratica amorosa è Mario Loide, un giovinetto irriverente e tenebroso che se ne sta in disparte. Mario Loide, come mai non giochi all'amore con i tuoi compagni? Perché a me non piace far questo gioco coi maschi. Preferisco farlo con le femmine. Questo giovinotto ha la fama di gran rubacuori e per questo è molto stimato dai suoi amici. Guardate cosa vi combino adesso! Per Elisa! Oh, oh, oh. Che ardito Don Giovanni! Oh, e che coito micidiale! Bravo! Bravo, Mario Loide! Avete visto? Bravo, ti sei breve! Come avete veduto, in questa Italietta, dalla morte si può risorgere. Si può amare da morire, ma morire d'amore no. Come direbbe una futura canzonetta. E dopo il successo della sigaretta elettronica per smettere di fumare, arriva la siringa elettronica per smettere di bucarsi. La siringa elettronica, perfettamente legale, utilizzabile ovunque, sarà inoltre commercializzata con diverse percentuali di eroina mischiata a succo di pera o al gusto di menta piperita. E ora cambiamo argomento e parliamo della triste storia di Marcellina, abbandonata in un cassonetto. Il servizio di Salvo Errori. Ha commosso l'Italia la sconcertante notizia di Marcellina, una mamma abbandonata proprio in questo cassonetto dal figlio in fasce. La scorsa notte un signore che abita nei paraggi ha sentito dei rumori provenire dalla strada. Pensava che fosse un gattino. Ma io pensavo fosse un gattino. Poi un altro signore lo ha aiutato a tirare fuori la genitrice proprio da questo cassonetto. Io l'ho aiutato a tirare fuori la genitrice dal cassonetto. E subito dopo che la madre è stata trasportata in ospedale, sono scattate le ricerche del figlio infame, del quale è già stato diramato un identikit. Fortunatamente le condizioni di Marcellina sono buone e i medici gridano già al miracolo. Oh, ma le devo raccontare, ma lasciatemi perdere. Ma c'è un euro per le sigarette? Per due fettine di caviale. Marcellina! Per favore, attenzione, eh. La mamma, che come sentite ancora sotto shock, è già stata affidata a una nuova e amorevole famiglia. Buono, sogno. Che cazzo guardi? Ma mangia. Tutto è bene ciò che finisce bene. E da Salvo Errori è tutto, a te la linea, Mario. Bene, noi per oggi abbiamo concluso. Io vi do Mario, appunto... mi raccomando, fai veloce. Io conto fino a 10 e poi il telegiornale finisce, hai capito? C'è poco tempo. Sì, uno, scusate. Due, tre, quattro, dicevo, cinque, noi però oggi abbiamo sette, finito. Otto, io vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Grazie. Vieni qua, brutto ignorante deficiente. Che cazzo fa, ignorante? Vieni qua che t'ammazzo, vieni. Oh, ma che? Oh! E non farti più vedere! Altro che concorso di detersivi! Va, va, va. Buongiorno! Ma cosa c'è, un incendio? Sono pompiero, sono qui per indagare sulla scomparsa di Buonanima. Ah, è lei? E ho pure raccattato questo. Ah. Miki, ma che ci fai? Ciao Mario, ma ha raccattato lui? Sì, l'ho raccattato io. Ah, l'ha raccattato lei? L'ho raccattato io, vero che t'ho raccattato? Ma ha raccattato lui, mi ha raccattato. Sì, sì, io raccatto. Ma chi l'ha raccattato? Io l'ho raccattato. Ah, lui? T'ha raccattato vero? Bene? Raccattato. Sì. Ma raccattato sì. Quindi lei raccatta? Raccatto. Ah. Mi ha raccattato. Lui mi ha raccattato. Ai 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 ai.